Dopo 9 anni di attività, il Provincial Reconstruction Team di Herat è stato chiuso. Il PRT, l'acronimo con il quale siamo stati più semplicemente abituati a chiamarlo, nella sua composizione iniziale era formato da un centinaio tra militari e professionisti del mondo civile, con il compito di supportare la governance e sostenere il processo di ricostruzione dello Stato afghano. Il generale di Corpo d'Armata Marco Bertolini, comandante del comando operativo di Vertice Interforze, ha detto che la chiusura del PRT è stata decisa di comune accordo quasi 3 anni fa dalle nazioni partecipanti ed è la testimonianza del graduale e definitivo trasferimento alle autorità afghane della responsabilità di tutte le province del paese. Molteplici settori in cui il team ha lavorato, dalla sanità all'istruzione, dai lavori pubblici all'agricoltura, 1.288 progetti ultimati e 46 milioni e mezzi milioni di euro investiti dal Ministero della Difesa. Tra le opere portate a termine, 44 ospedali, fra quelli fabbricati e quelli risistemati, dei quali 2 con pronto soccorso e parcheggio per le ambulanze ed un nosocomio per il trattamento delle tossicodipendenze. Un centinaio le scuole, fra quelle realizzate e quelle ristrutturate, e la maggior parte dotate di internet. Massiccio anche l'intervento sulla rete viaria, con la costruzione di 130 km di strade urbane e rurali e di 3 ponti. Diverse le strutture edificate per incentivare l'aggregazione sociale delle donne afghane ed ancora un carcere femminile ed uno minorile. Numerose le opere volte a potenziare il settore agricolo con la creazione di canali di irrigazione e di quasi 800 pozzi, con l'intento di sviluppare culture che sostituissero quelle tradizionali dell'oppio, con piante da frutta e di zafferano, pianta che trova qui clima e terreno ideali. Al team della ricostruzione si deve anche la realizzazione del terminal passeggeri dell'aeroporto internazionale di Herat. Alla cerimonia di chiusura, oltre al generale Bertolini, erano presenti l'ambasciatore d'Italia in Afghanistan Luciano Pezzotti, il governatore della provincia di Herat Sayed Fazullah Vahidi, l'Italian Senior Representative, il generale Antonio Satta, il comandante del Regional Command West, il generale Manlio Scopigno ed il colonnello Vincenzo Grasso, ultimo ufficiale ad aver guidato il team.